do avvio all'attivazione appunto della trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati, dando subito la parola ad Anita Pili, coordinatrice per la materia energia della Commissione Ambiente, Energia, Sostenibilità e assessore della Regione Sardegna, appunto, per conto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Prego, a lei la parola. Ah, mi perdoni, preciso, scusi, che il tempo complessivo a disposizione è di 6-7 minuti e la prego di voler sintetizzare e non dare lettura di un documento eventualmente trasmesso o in corso di trasmissione a questa Commissione. Accenda la videocamera, mi dicono, perché in questo momento è spenta, così la possiamo vedere e ottimizzare il lavoro di tutti. Grazie, a lei la parola. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo, grazie. Sì, allora sarò rapidissima. Il giudizio complessivo è un giudizio positivo per lo sforzo normativo che in qualche modo va a incrementare l'indipendenza nazionale dalle fonti fossili e a incrementare la competitività industriale del nostro paese. Come regioni abbiamo naturalmente verificato la complessività del documento, ma anche i singoli articoli e in particolare abbiamo trasferito delle proposte emendative agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. In particolare quello che preme maggiormente è l'articolo 4 che riguarda sostanzialmente la costituzione di un fondo per dare, diciamo, ristoro alle regioni che in qualche modo avranno la capacità di raggiungere nei tempi già individuati ancora informalmente dal decreto aree idonee gli obiettivi in termini di rinnovabili. In particolare rispetto a quell'articolo, la questione che ci pare un po' limitante rispetto al fatto che chi farà gli investimenti nei nostri territori saranno i privati e il raddoppio delle posizioni richieste in termini di contribuzione ai soggetti che appunto faranno gli investimenti e quindi alle imprese. Un altro aspetto che per noi è molto significativo, sto andando veloce per evitare di leggere i singoli emendamenti, è quello relativo all'articolo 2 in cui non viene richiamata l'intesa nel perimetro delle autorizzazioni che invece le diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno definito necessaria. E quindi diciamo che le nostre proposte emendative sono proposte che sostanzialmente tendono a garantire alle regioni la leale collaborazione istituzionale nell'ambito dell'implementazione delle energie rinnovabili e che dall'altro lato hanno la necessità di garantire che le condizioni di investimento nei nostri territori siano mantenute. Ecco perché ho fatto il richiamo all'articolo 4 e alla doppia tassazione che subirebbero se l'articolo rimanesse uguale le imprese che dovranno fare gli investimenti nel nostro territorio. Se poi ci sono delle cose specifiche, sono a disposizione. La ringraziamo, chiedo ai colleghi se ci sono domande. Direi che non ci sono interventi, quindi possiamo chiudere. Degli auditi, in questo caso Salvatore Pinto, presidente, a cui do la parola, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di circa 6-7 minuti e pregando di voler sintetizzare l'eventuale documento trasmesso in corso di trasmissione alla Commissione. Prego, a lei la parola.
Presidenti, onorevoli delle commissioni, grazie per l'invito. Sarò breve perché vi lasceremo memoria. Due parole su Energia Libera. Nasce nel 2012 e nasce proprio con l'intento di innovare il mercato, di svilupparlo e favorire la concorrenza, perché riteniamo che questo siano i punti cardine. Raggruppa importanti aziende da sempre impegnate nella transizione energetica che hanno investito e stanno investendo tantissimo in Italia. Io toccherò del decreto l'articolo 1, l'articolo 4, l'articolo 6 e l'articolo 14. Partiamo dall'articolo 1, quello relativo alle misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori. Noi su questo vogliamo sottolineare che vorremmo inserire ed esplicitare nel testo normativo il ruolo del grossista, in maniera tale che l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili possa avvenire anche attraverso un soggetto grossista che a sua volta può poi fare dei PPA, dei contratti a lungo termine con dei fornitori. Quindi è un punto per noi importante, sarebbe in linea con quello che il PNRR chiede, non costerebbe nulla perché sono capitali privati e porterebbe ulteriori capitali per tutto il tema della decarbonizzazione. C'è un altro punto che su questo vogliamo sottolineare, che è relativo ai benefici in termini di anticipazione dell'energia rinnovabile e delle garanzie di origine, perché riteniamo che chi beneficia di questo sia poi anche il soggetto che debba restituire il quanto dovuto. Questo è, diciamo che è la prassi normale. Per passare poi all'articolo 4, relativo alle disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili, noi su questo vorremmo sottolineare il fatto che, così com'è il decreto, penalizza chi ha investito e sta investendo sugli impianti. A titolo di esempio, vi diciamo che, così com'è, un impianto, per esempio, di 32 MW, un impianto tipico nel settore eolico, dovrebbe per i primi 3 anni praticamente avere un aggravio di costi di circa 1 milione di euro, e su questo riteniamo che questo articolo vada abrogato o quantomeno tenuto. Non riusciamo a sentirla. Le territoriali possono essere affidate direttamente alla fiscalità generale, e quindi dovrebbe avvenire questo finanziamento attraverso questo tipo di modalità. Passando all'articolo 6 del decreto legge, relativo alle semplificazioni per il procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria, noi su questo vorremmo sottolineare che ci sono anche altre tecnologie, per esempio le torri di raffreddamento, e che andrebbero inserite perché danno maggiore flessibilità. Poi, in base all'articolo 9, quindi questo avevo dimenticato di dirlo prima, relativo alle misure in materia di infrastrutture di rete elettrica, viene dato mandato a Terna di creare un portale digitale. Questo l'abbiamo apprezzato perché porta una semplificazione. Chiaramente tutto quello che si deve fare in termini di transizione energetica richiede grandi semplificazioni per ottenere nei tempi dovuti quello che ci aspettiamo. Vorremmo però sottolineare che, in assenza di vincoli ambientali e paesaggistici, oggi la realizzazione di queste infrastrutture può essere condotta attraverso il rilascio solo della denuncia di inizio lavori. Ci auspichiamo che, in caso in cui si debba ricorrere all'autorizzazione unica, siano veramente limitati al minimo, sempre nella logica di quello che dicevo di una semplificazione. In riferimento invece all'articolo 14, ed è quello relativo alle disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici, noi da sempre abbiamo ritenuto che l'apertura del mercato, che doveva avvenire già qualche anno fa, sia indispensabile per offrire servizi sempre più efficienti e convenienti per i consumatori, perché vogliamo sottolineare, questo è anche in quanto l'ARERA ha scritto, che sul mercato libero è vero che ci sono state offerte anche superiori alla tutela, ma ce ne sono state anche tantissime che sono invece favorevoli al mercato, e quindi riteniamo che il mercato debba andare verso questa liberalizzazione anche in una logica di servizi e di sviluppo. Su questo abbiamo apprezzato anche quello che si sta
l'ARERA ha dato come data certa per l'inizio, perché le aste avverranno a partire dal 10 di gennaio, quindi avere questo tempo dà una chiarezza al mercato e che va accompagnato ovviamente da un'adeguata campagna informativa, perché questo secondo noi è fondamentale, perché riscontriamo molta confusione sul mercato, quindi bisogna assolutamente partire con una campagna informativa. Io direi che, visto che poi vi lasciamo la memoria che entra nel dettaglio di questi punti, mi fermerei qui, stando nei tempi. Grazie, è stato assolutamente nei tempi, anche molto chiaro sui punti per voi importanti e diciamo su cui intervenire. Chiedo ai colleghi se hanno delle domande, dei chiarimenti. Direi di no. Allora chiudiamo anche questa audizione. Grazie. Grazie Presidente. Do la parola a Claudio Ferrari, presidente, e interviene anche Lorenzo Giannini. No, interviene soltanto Claudio Ferrari, responsabile relazioni esterne della Federazione Nazionale appunto Energy Service Company. Ricordo che il tempo complessivo a disposizione è di circa 6 o 7 minuti e prego di voler sintetizzare e non dare lettura di un eventuale documento Cercheremo portato o presentato. di Prego. ridurre anche il tempo. Intanto ringraziamo la Commissione di averci convocato. Ci sono delle osservazioni di tipo generale, di tipo specifico sul DL, che volevamo sicuramente portare all'attenzione della Commissione. In particolare mi riferisco al fatto che non sia, anche se magari non era di stretta pertinenza, non sia stato sviluppato più di tanto il tema dell'efficienza energetica, perché questo evidentemente dimostra una scarsa sensibilità, soprattutto alla luce anche del RED 3 che è stata appena approvata a livello europeo. Sul decreto in particolare, noi le osservazioni da fare riguarderebbero le misure in materia di infrastruttura di rete elettrica, creare al massimo le semplificazioni per i progetti smart grid previsti dal PNR, perché questi comportano evidentemente dei tempi abbastanza lunghi e quindi bisogna creare la maggior velocità possibile nella realizzazione di questi provvedimenti. In particolare un tema che sottopongo alla vostra riflessione riguarda le cabine primarie, che sono in certe zone d'Italia completamente sature e sono quasi impossibile, è quasi impossibile collegarsi. Vi è poi un altro punto che riguarderebbe una maggiore attenzione, che riguarda i progetti di teleriscaldamento, che sono anche in questo caso, a nostro parere, non sono così incentivati come a nostro parere dovrebbero essere incentivati. Una riflessione, visto che il tempo è molto ridotto, in particolare la vorrei fare sul tema proprio dell'efficienza energetica. Noi come ESCO stiamo portando avanti da tempo interventi di efficientamento energetico, proprio per superare il gap che è nato, o i pasticci che sono nati con il superbonus. Quindi intervenire sull'efficienza energetica, che come dice la direttiva RED 3 è fondamentale e deve essere considerata al primo punto della nostra storia, della nostra attività, vuol dire chiaramente che bisogna realizzare degli interventi completi. Nella presentazione che vi abbiamo dato abbiamo creato un piccolo schema in cui
si vede come si può intervenire sul tema dell'efficienza energetica partendo dal valore della bolletta attuale. Una ESCO fa gli interventi di riduzione di questi consumi e il costo dell'intervento, naturalmente riferito sempre all'attività di efficientamento energetico, viene recuperato dal risparmio che viene creato dalla riduzione dei consumi energetici. E questo significa che, come avrete letto anche sulla RED 3, che abbiamo un patrimonio di potenzialità sprecate che sono appunto tutta l'energia che viene utilizzata malissimo per realizzare interventi di efficienza. Quindi se noi sviluppassimo l'attività delle ESCO, come riteniamo assolutamente fondamentale, si potrebbe raggiungere in breve tempo un efficientamento di quasi tutto il patrimonio edilizio, con naturalmente dei vantaggi sia per la riduzione della bolletta energetica, ma e soprattutto per il lavoro. Alla luce di questo, noi pensiamo che il governo debba provvedere il prima possibile a definire una serie di criteri, quali per esempio l'abbiamo proposto in diverse altre governi, in diverse altre legislature, la creazione di una ESCO mista pubblico-privato che supporti tutta l'attività degli enti pubblici per l'efficientamento energetico, la creazione di un fondo di garanzia proprio dedicato all'operatività delle ESCO e di tutto il sistema collegato, naturalmente potenziare i sistemi di monitoraggio dei consumi, perché in questo modo avremo anche sempre una visibilità di quanto effettivamente vi è di risparmio energetico. Io penso di essere stato nei tempi, comunque sono a disposizione per le domande eventualmente. Grazie, onorevole Simiani, per una domanda, prego. Grazie Presidente. Io condivido molto quello che ha detto nell'ambito di alcune sue riflessioni. Innanzitutto sulla mancanza di un tema importante come quello dell'efficientamento energetico, visto che se si parla di energia e sappiamo benissimo che oggi deve staccare il microfono, se no... Grazie. E sul tema dell'energia credo che fra gli articoli che compongono questo decreto manca proprio tutta la parte legata all'efficientamento energetico. Ma la domanda che voglio farvi, proprio perché credo che il soggetto ESCO può essere utile nel momento in cui c'è da fare degli investimenti nell'ambito proprio dello sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico. Lo dico perché c'è una polemica anche in questo momento, polemica, da una parte c'è un elemento di verità, dall'altra secondo me è strumentale, però c'è una polemica sul fatto dei costi dei bonus edilizi. E sappiamo benissimo che comunque Case Green, ma anche tutta la parte di alcuni articoli che riguardano questo decreto, sappiamo benissimo che urge, per arrivare a quei traguardi che tutti noi ci poniamo, degli investimenti e degli incentivi che ci dovranno essere. Esiste però uno spazio fra quello che deve essere l'acquisto privato e l'incentivo pubblico. Spesse volte la parte privata non esiste, o comunque per gli incapienti, non incapienti, ma anche per chi decide di non investire, o comunque di dare a soggetti esterni l'opportunità di poter creare quel mercato di efficienza energetica e coprire quel gap che manca. Ecco perché credo che ESCO possa essere utile in tutti gli investimenti che noi possiamo fare. Ecco, la domanda che faccio è questa. Secondo voi, oggi, al di là di una società pubblico-privata, al di là delle varie utilities oggi in Italia, il sistema è pronto a poter coprire questo tipo di futuro investimento? Grazie, ci sono altre domande? Prego per la risposta, chiedo sintesi perché altrimenti non riusciamo a stare nei tempi. Il sistema è pronto, noi anzi se volete vi anticipo che il 24 di gennaio faremo un convegno al GSE proprio su questo tema, l'efficienza energetica nell'edilizia attraverso il meccanismo delle ESCO, e rivolgiamo l'invito a tutti evidentemente, è pronto, mi mancano un po' di strumenti e di supporto che sono come al solito i fondi di garanzia, non soldi, ma fondi di garanzia per il sistema
perché le risorse per realizzare questi interventi sono insiti nello spreco. Come sapete, l'Europa dice che energy efficiency first, perché questo è il concetto. Ma in più l'efficienza energetica è la prima fonte di energia rinnovabile, che è stata dimenticata da tanto tempo. C'è in più un'altra questione, che l'efficienza energetica è a prescindere da qualsiasi fonte di produzione energetica esista, perché si può fare nucleare, si può fare fotovoltaico, si può restare sul carbone, come non si dovrebbe, ma comunque prima bisogna fare efficienza energetica, perché riduce comunque la necessità della nostra fame di energia. Quindi Grazie per il suo intervento, Presidente. Ovviamente accettiamo l'invito al convegno, se vuole poi inviarlo formalmente alle commissioni, poi divulgheremo ovviamente a tutti i nostri parlamentari. Grazie mille. Attraverso la web TV della Camera e do la parola a Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia, e successivamente a Daniela Gentile, amministratrice delegata di Ansaldo Nucleare, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di circa 10 minuti, quindi vi prego ovviamente di passarvi la parola prendendo come arco temporale questi 10 minuti e pregandovi di voler sintetizzare e non dare lettura di eventuali documenti predisposti per la Commissione. Grazie, la parola a Fabrizio Fabbri, prego. Sì, salve a tutti, buonasera. Ansaldo Energia, penso sia una società abbastanza conosciuta, partecipata alla Cassa Depositi e Prestiti, e consiste in Ansaldo Energia, che poi è azionista al 100% di due altre società, che sono Ansaldo Nucleare, e qui accanto a me c'è l'amministratore delegato, l'ingegner Gentile, e Ansaldo Green Tech, che invece oggi rappresento io, ma che ha un altro amministratore delegato, e l'ingegnere Olcese. Quindi siamo attivi in tre settori: termico, nucleare e green tech per la produzione di elettrolizzatori e microturbine per l'energia distribuita. Dico subito che come Ansaldo Energia accogliamo con favore la conversione in legge del decreto che darà la spinta alla sicurezza energetica che implica il ricorso a rinnovabili. Quindi noi abbiamo letto il decreto e lo abbiamo mentalmente diviso in tre parti, che sono la sicurezza della provvista energetica, la competitività dei costi di energia e poi il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione della Comunità Europea. Sul primo punto vorremmo dire che è ormai noto, e penso che tutti noi lo vediamo anche nelle nostre bollette, che l'incremento delle rinnovabili di fatto inserisce nel sistema una certa instabilità e sicurezza. Cosa vuol dire? Che più noi avremmo energia prodotta da fonti rinnovabili, che per loro natura, quelle perlomeno che vanno per la maggiore, che sono fotovoltaico ed eolico, sia esso eolico onshore, installato sulla terraferma, offshore,
sono fonti intermittenti, perché noi non possiamo garantire, diciamo, l'insolazione 24 ore su 24, come non possiamo garantire che il vento soffi 24 ore su 24. Quindi questo vuol dire che all'incirca per ogni gigawatt che io installo di fonti rinnovabili, ho bisogno di un gigawatt e due di fonti programmabili. Ad oggi queste fonti programmabili, in maniera, diciamo, prioritaria anche a livello, direi, planetario, sono costituite da gruppi di generazione termica a ciclo combinato. Ciclo combinato vuol dire che sono cicli ad altissimo rendimento, tanto per intendersi, hanno circa, a livello di emissioni di CO2 si parla di un 50% rispetto alla stessa potenza che otterrei dal carbone. Ecco, Ansaldo Energia in questo campo ad oggi produce le macchine di tecnologia avanzatissima, tecnologia H, che sono in grado di funzionare con rendimenti fino al 65%, ma la cosa più importante per queste macchine, che tra l'altro questi giorni abbiamo firmato dei contratti per la Germania, che queste macchine sono hydrogen ready, cioè vuol dire che avendo dell'idrogeno verde a disposizione per essere utilizzato nelle macchine, queste macchine praticamente avrebbero emissioni quasi nulle, perché ad oggi non è un limite utilizzare l'idrogeno al 100%, il limite è produrre idrogeno e aggiungerei, in maniera anche economicamente conveniente, per far funzionare le macchine. Siccome abbiamo poco tempo a disposizione, passo al secondo punto. Quindi, per quanto riguarda le energie rinnovabili, Ansaldo Energia ha un programma che è tra l'altro inserito nel PNIEC 2023 e prevede che, appunto, che per il 2030 l'Italia abbia una produzione di idrogeno verde pari a 251 tonnellate di idrogeno equivalenti, che sono circa 3 gigawatt. Noi abbiamo selezionato, proprio in virtù di questo piano PNEIC, la tecnologia a membrane anioniche, che è una tecnologia che permette una certa discontinuità. Infatti, la normativa europea, detta in parole semplici, prevede che per definire un tipo di idrogeno verde, io debba utilizzare direttamente l'energia prodotta da una fonte rinnovabile, che può essere o fotovoltaico o eolico. E questo tipo di tecnologia che noi produrremmo qui a Genova e probabilmente anche in un altro sito che sarà a Trieste, oggi occupato da Barsila, questi elettrolizzatori potranno fornire nei prossimi anni idrogeno verde proveniente da quelle fonti rinnovabili e quindi funzionare come vettore di accumulo dell'energia. Ansaldo Greentech produce anche oggi le microturbine per energia distribuita, che sono piccole turbine da 100 kW, molto diffuse più che altro nel nord Europa per la produzione appunto di piccole comunità energetiche. Queste sono particolarmente interessanti per la transizione perché permettono, sono capaci di funzionare con combustibili diciamo alternativi, come può essere il bioetanolo, il biometano e quant'altro. Ma credo che una delle parti più interessanti, quindi passando appunto agli obiettivi di decarbonizzazione della UE, sia dare la parola a Daniela Gentile che vi parlerà nello specifico di Ansaldo Nucleare. Grazie. Grazie, Buon dottor pomeriggio. Fabri. Sì, ci sono ancora 4 minuti, grazie. Buon pomeriggio. Allora, in merito alla tematica nucleare, quindi il decreto in oggetto la tratta all'articolo 11 come misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi. Si percepisce che l'obiettivo è quello di favorire una maggiore partecipazione al processo di identificazione del sito per il deposito nazionale all'interno del parco tecnologico, consentendo ad enti territoriali o altre strutture
che non erano precedentemente compresi, di richiedere una valutazione dei propri territori per poter essere inseriti nell'apposita carta nazionale delle candidature. Ecco, in merito a questa possibilità noi condividiamo che possa determinare un'accelerazione alla realizzazione del deposito, che è l'infrastruttura necessaria ed è decisamente il primo passo per qualsivoglia futura attività nel settore. Cercando di brevemente di rappresentare cos'è il settore nucleare per noi, vorremmo intanto sottolineare che il settore nucleare può rappresentare una concreta e non troppo lontana nel tempo risposta alla domanda di affidabilità e competitività, alla quale innanzitutto le nostre aziende energivore hanno necessità di trovare risposta. L'energia da fonte nucleare può rappresentare quindi per il nostro paese il duplice vantaggio di garantire da una parte energia a costi più contenuti, andando a supportare la competitività dei nostri prodotti e sviluppare una filiera di manifattura per il segmento nucleare e soprattutto worldwide. Si percepisce l'interesse da parte di player nucleari esteri a considerare la filiera italiana, che è apprezzata per le capacità e per le qualità della manifattura, in programmi di costruzioni in Europa e nel mondo a medio e lungo termine. E riteniamo che questa debba trovare poi in altri, ovviamente, strumenti un sostegno. I programmi di qualifica per la produzione dei componenti per il segmento nucleare sono lunghi, molto articolati, dispendiosi. E riteniamo sia necessario poi andare a identificare strumenti a supporto delle attività e degli investimenti che le aziende dovranno mettere in campo per non perdere questa opportunità. Io ci tengo personalmente a rappresentare la necessità di supportare la formazione e la specializzazione di risorse sulle tante discipline che sono legate al nucleare, perché dobbiamo riuscire ad alimentare le aziende con le competenze qualificate per poter mantenere alto il livello del valore aggiunto che possiamo rappresentare. Quindi supporto anche al fronte del mondo universitario, onde evitare anche che avvenga un esodo di risorse pregiate per università all'estero. Concludo velocemente riprendendo quello che l'ingegner Fabri aveva detto, ovvero che la prospettiva della produzione di energia da fonti nucleare riteniamo risponda all'esigenza di disporre da un lato a una fonte di energia completamente decarbonizzata, perché si ricorda spesso che sono 2,5 grammi di anidride carbonica legati ad ogni kilowattora prodotto dall'energia nucleare, e completamente programmabile, quindi in grado di essere il naturale complemento alle fonti di energia rinnovabile, intermittenti e non programmabili, ed in grado poi anche di supportare la produzione dell'idrogeno, del quale ha parlato poc'anzi il dottor Fabri, anch'esso quindi potendolo ritenere come un idrogeno completamente decarbonizzato. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo delle domande da parte di colleghi che pregherei di andare dritti sulla domanda, perché altrimenti Velocissimi, non riusciamo a stare nei no, tempi. Grazie. saremo velocissimi, sappiamo che abbiamo tempi abbastanza limitati. No, ecco, riguardo alla questione nucleare, visto che è stato accennato anche a una questione di competitività del nucleare rispetto appunto al lavoro che ha fatto, che sta facendo anche Ansaldo Nucleare, Ansaldo per quanto riguarda appunto le tecnologie, quale si pensa possa essere la tecnologia più promettente dal punto di vista sia di su cui Ansaldo può lavorare maggiormente, sia quale si ritiene che possa poi essere la tecnologia che sia effettivamente competitiva a livello di costi, come è stato citato anche con le rinnovabili. Grazie. Anche l'onorevole Milani, e ringraziamo l'onorevole Di Sanzo del PD. Prego. A complemento della un attimo, scusi. No, no, un attimo, prima tutte le domande e poi tutte le risposte. Un attimo, grazie.
A complemento della domanda del collega Di Sanzo, vorrei chiedere a che punto è la ricerca di Ansaldo sulla fusione nucleare. So che avete un progetto abbastanza ambizioso, vorremmo capire le possibili applicazioni, entro quanti anni possiamo prevederle. Io, se non ci sono altri colleghi che vogliono intervenire, no, direi di no. Una brevissima anch'io, vi ringrazio ovviamente. Direi che sul nucleare ci sono già state due domande. Io vorrei ritornare più genericamente sul dottor Fabbri, che ha fatto un'ampia disamina su tutta l'attività. La domanda secca è: ma quindi dal punto di vista energia più globale il decreto così come è impostato va bene, perché non ho avvertito necessità di variazioni, però vorrei essere sicura di aver capito bene. Grazie. Allora, rispondi prima te, poi rispondi alla mia. Allora, dunque, la prima domanda era indirizzata al tema tecnologico, quindi quale tecnologia può rappresentare la migliore e più competitiva risposta nucleare, quindi alla sicurezza e all'affidabilità. Allora, in questo panorama di rinnovato anche interesse a livello internazionale alle tecnologie nucleari, e grazie al fatto che Ansaldo ha mantenuto questo presidio nell'azienda Ansaldo Nucleare per questi 30 anni, noi abbiamo l'opportunità di confrontarci un po' con diversi player. Abbiamo l'opportunità di confrontarci sicuramente con il mondo francese, quindi con EDF, con i quali abbiamo anche recentemente firmato accordi in merito appunto al cosiddetto, diciamo, nucleare di terza generazione plus o di terza generazione, che sicuramente è una prima risposta. Abbiamo e continuiamo a mantenere rapporti per lo sviluppo delle, diciamo, generazioni ancora più avanzate, quelle, diciamo, cosiddette AMR, quelle, diciamo, raffreddate a piombo con Westinghouse, con la quale abbiamo altrettanti, diciamo, accordi di collaborazione in essere. Quindi in questo momento noi diciamo abbiamo e vogliamo mantenere un'ampia, diciamo, collaborazione, un ampio numero di collaborazioni, proprio per andare a identificare quelle soluzioni che anche non è detto siano, diciamo, in competizione, in parallelo, ma che possono essere, diciamo, l'una, diciamo, a seguito dell'altra, possono comunque rappresentare, diciamo, i passi che il paese può compiere per ritornare a reintrodurre, diciamo, la produzione da nucleare tra le fonti energetiche. La seconda domanda, se non ricordo male, riguardava i progetti di fusione. Ansaldo partecipa praticamente dall'inizio al progetto ITER, quindi progetto di costruzione del tokamak a Cadarache, che è un bellissimo progetto, molto, ovviamente molto complesso, e la previsione è un progetto ovviamente sperimentale, quindi non stiamo parlando ancora di progetti che possono, diciamo, arrivare a livello industriale nel breve, e io credo che in una decina di anni si possano avere su questo fronte anche non solo, diciamo, le attivazioni del progetto, dell'impianto TOCA, ma soprattutto avere la consapevolezza poi delle necessità del processo di industrializzazione di questa tecnologia. Grazie Daniela. Allora, per rispondere io alla seconda domanda, direi che il decreto così com'è va bene, però al nostro modesto parere andrebbe integrato in una parte. Cioè, si è parlato e finalmente anche alla COP28 si sta parlando non più di phase out ma di transizione. Bene, per supportare la transizione energetica c'è bisogno di sicurezza della rete. Per avere la sicurezza della rete, secondo me, manca una parte, e se volete potremmo anche mandarmi una proposta, che dia ai mercati, diciamo agli investitori che operano sul mercato, un orizzonte di medio e lungo periodo per installare quelle tecnologie oggi disponibili, che sono, diciamo, tecnologie programmabili ma atte a funzionare con combustibili rinnovabili. E di questo si parla di cicli combinati
di tecnologia H ultima generazione che sono in grado di funzionare oggi al 70% di idrogeno o con combustibili alternativi. Questo, secondo noi, potrebbe creare i presupposti per un ecosistema di rinnovabili e di fonti che potrebbero produrre, appunto, in questo caso, idrogeno da utilizzare in queste macchine, ma allo stesso tempo darebbero al sistema, alla rete nazionale, quella sicurezza di cui il sistema ha bisogno, perché, ripeto, con l'aumento delle rinnovabili c'è necessità di una parte di potenza equivalente e programmabile. E questa oggi, ma non sta a me a dirlo, sono gli esperti della rete, ci dicono che si sta assottigliando. Grazie, ovviamente potete inviarci ogni documentazione che ritenete utile. Grazie, Perfetto. grazie per il vostro contributo. Grazie. Per acquisito, salvo ovviamente indicazioni contrarie. Do pertanto la parola a Stefano Masini, responsabile area ambiente e territorio di Coldiretti, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di circa 6-7 minuti, pregandola di voler sintetizzare e non dare lettura di un documento eventualmente predisposto per la Commissione. Prego a lei. Buongiorno, grazie Presidente dell'occasione. Premetto di aver trasmesso un documento che sintetizza e ordina le brevi riflessioni contingenti, anche con il corredo di una proposta eventualmente sottoposta all'attenzione dei parlamentari della Commissione. Si è Mi limito a pubblicato su Geocamera, quindi a disposizione di tutti i parlamentari. La ringrazio, gentilissima. Introduco la riflessione diciamo, osservando come il decreto incida poco sulle potenzialità energetiche e di mitigazione climatica che il settore agroforestale può effettivamente mettere a disposizione. E sotto questo profilo, diciamo, uno degli elementi è aver insistito sullo stoccaggio geologico del carbonio, magari dimenticando l'interesse che per il settore agricolo ha la pratica cosiddetta di carbon farming, peraltro oggetto di una precedente sistemazione, ma mancante della parte attuativa. Probabilmente sussistono delle ragioni tecniche per giustificare l'acclarato ritardo per completare il sistema e forse questa sarebbe l'occasione anche per fare il punto della situazione con le amministrazioni interessate, sovranità agricola e ambiente, al fine di realizzare e perfezionare il quadro normativo, altrimenti parte la procedura di stoccaggio geologico, rimane indietro lo stoccaggio, per così dire, agricolo. Un'altra diciamo, osservazione è legata alla disposizione per incentivare l'articolo 4 le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili. Bene, il quarto comma forse introduce
un elemento che distoglie il ministro dell'ambiente dall'assumersi la responsabilità di definire il decreto cosiddetto sulla individuazione delle aree idonee. Perché se si prevede in via prioritaria, almeno nel 2024, che siano assegnatarie delle risorse, tra l'altro di un fondo costituito con prelievi forzosi sulle stesse imprese che investono nelle rinnovabili, questo avviene premiando appunto le regioni che abbiano provveduto con legge propria. Quindi il rischio è quello di incentivare una polverizzazione normativa, mentre rimane ancora, diciamo, inattuata la previsione del decreto, che l'articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021 pone in capo all'amministrazione dell'ambiente. Questo è un grande tema per l'agricoltura, perché se non si individuano le aree idonee e non idonee, evidentemente l'impatto sul consumo di suolo resta ancora alto. Tutti sappiamo che possa costituire un tema di impoverimento delle campagne, una ragione di degrado anche ambientale, così come nei suoi rapporti ISPRA diciamo continuamente mette in guardia. Poi un ultimo tema, diciamo tra gli altri e velocemente, è insomma aver dimenticato magari la possibilità di risolvere alcuni problemi di un'altra importante fonte di energia, che è quella legata alla produzione di biometano, su cui l'appunto scritto si diffonde. Noi sappiamo che un'energia importante sul piano della programmazione, dell'integrazione di rete, e almeno tre sono le diciamo esigenze che insomma ci permettiamo così di segnalare. La prima è quella dell'annullamento dei certificati di origine per gli impianti di produzione di biometano liquido, che necessariamente, non attraversando ai fini del trasporto la rete, si troverebbero oggi, stante la disciplina tecnica vigente, privi appunto della disponibilità delle garanzie di origine, e da questo punto di vista la richiesta di introdurre un'appropriata procedura per dimostrare che il prodotto sia effettivamente di origine biologica e rinnovabile da parte del gestore della rete. La seconda riflessione riguarda l'indicazione del potere calorifico superiore come parametro di calcolo del contenuto energetico di biometano, e la terza, la necessità di farsi carico dal punto di vista ordinamentale, come un imprenditore non possa perdere il diritto agli incentivi ove la realizzazione degli impianti non subisca ritardi o non si sia potuto avviare a completamento per una serie di responsabilità a lui non imputabili, naturalmente conservando il potenziale produttivo. Poi un ultimo, magari ancora appunto, si parla opportunamente sempre di ampliare il ventaglio delle energie rinnovabili disponibili con l'eolico offshore, col diretti ricordo l'interesse anche a integrare tra le fonti di energia il fotovoltaico, sempre legato all'utilizzo di specchi acque, magari nell'allevamento di pesce, che risulta una fonte sostanzialmente non conosciuta neppure nella programmazione del piano nazionale di ripresa. Devo invitarla a chiudere perché ha già sforato abbondantemente il tempo. Sostanzialmente ringrazio per l'attenzione. Grazie, chiedo ai colleghi se hanno domande. Direi che non ci sono interventi. Allora la ringraziamo.
Uditi, non vedo controindicazioni, per cui procediamo alla trasmissione di questa audizione. Do la parola a Marco Bottino, presidente, e Jacopo Manetti, direttore generale. Li ho visti entrambi collegati, quindi deduco che interverranno entrambi. Il tempo che avete a disposizione complessivo è di 6-7 minuti, quindi vi passerete la parola tenendo presente ovviamente questo dato temporale. Vi prego di voler sintetizzare un eventuale documento preparato per la Commissione. E prego, credo che per primo intervenga Marco Bottino e successivamente Jacopo Manetti. A voi. Adesso dovete accendere il microfono. Non vi sentiamo assolutamente. Temo che il collegamento abbia avuto un problema perché siete come frizzati. Adesso no, adesso vi vediamo. Ma non sentiamo nulla. Ecco, ora sì. Prego. Buongiorno, chiedo scusa per il disguido. Diciamo, letto l'argomento della convocazione, siamo a fare una brevissima introduzione in sintesi rispetto alla presentazione che abbiamo mandato negli scorsi giorni, naturalmente comprendiamo le necessità di tempo. Siamo stati oggetto di un evento meteorico di proporzioni molto importanti, talmente importanti che non se ne ha registrazione nei precedenti, quindi un evento di grandi dimensioni, un po' simile come caratteristica a quello dell'Emilia Romagna, e naturalmente siamo contenti di questa convocazione perché ci consente di relazionarvi su quello che abbiamo fatto. Intanto noi rappresentiamo circa il consorzio di bonifica rappresenta circa 600.000 proprietari di immobili e terreni che attraverso il tributo di bonifica provvedono alla manutenzione ordinaria del territorio. Questa risorsa, diciamo, è sufficiente in quanto studiata precedentemente con un atto che si chiama piano delle attività di bonifica, che quantifica l'ammontare della manutenzione ordinaria anno per anno ed è approvato dalla Regione Toscana, cioè proposto dal Consorzio, dalla sua assemblea e approvato dalla Regione Toscana. Quindi noi effettuiamo puntualmente tutti gli anni e anche quest'anno la manutenzione ordinaria, però la manutenzione ordinaria da sola non basta, naturalmente, come abbiamo visto in questi esempi. Spesso ci troviamo in territori dove diciamo la strutturazione del territorio è cambiata, quindi c'è stata una fortissima antropizzazione, si sono costruite intere città, aree industriali, e questo ovviamente le si sono costruite all'interno di un reticolo idraulico, spesso e volentieri è rimasto il reticolo idraulico di prima, cioè quindi un reticolo idraulico che serviva soprattutto a contenere, a mantenere, contenere le piene, a mantenere la sicurezza per i terreni agricoli. Naturalmente in questa partita delle manutenzioni straordinarie e delle opere strutturali il consorzio può agire solo se viene individuato dagli enti pubblici come soggetto attuatore. In molti casi è stato così, lo abbiamo fatto e quindi effettuiamo la manutenzione straordinaria e le opere strutturali. E in quel territorio moltissimo è stato fatto in questi termini con finanziamenti pubblici. Naturalmente, come ho detto prima, non basta tutto questo, perché evidentemente le necessità infrastrutturali e di manutenzione straordinaria sono talmente grandi che adesso faremo vedere, diciamo, al netto di quello che abbiamo fatto nel passato, che trovate nella presentazione, quello che stiamo facendo e che sono sostanzialmente opere di somma urgenza per 3 milioni e 212 mila euro per quanto ci riguarda, per le cose per cui siamo stati individuati come soggetto attuatore. Altre parti della manutenzione ordinaria la sta facendo il Genio Civile della Regione Toscana. Poi, su richiesta del commissario per l'emergenza, abbiamo segnalato interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio, di diminuzione del rischio idraulico per circa 225 milioni di euro. Molti di questi progetti, di questi interventi necessari, erano già patrimonio del consorzio, in quanto il consorzio era stato individuato già prima come soggetto attuatore. Naturalmente questi interventi, questi 225 milioni, non hanno nessun tipo di copertura finanziaria né da parte della regione né da parte dello Stato. Quindi il fabbisogno ad oggi
per una forte mitigazione del rischio all'interno del comparto alluvionale e non solo, che noi abbiamo un territorio molto più vasto, è di 225 milioni di euro. In conclusione l'intervento, che vuole essere breve per dare la possibilità ai parlamentari eventualmente di fare delle domande, il suggerimento per qualsiasi provvedimento di legge si debba prendere è quello di cercare di dare finanziamenti certi, perché solo con i finanziamenti certi noi riusciamo, se incaricati dalla regione, a ottemperare a lavori che sono fondamentali. Si pensi soprattutto alle arginature dei fiumi, che spesso e volentieri sono vecchie e cedono, potrei dirvi, e nelle parti in cui invece sono state rinnovate negli anni precedenti non abbiamo avuto alcun fenomeno alluvionale. Quindi, come è risorsa certa il tributo di bonifica e contiene e consente una manutenzione puntuale, così dovrebbe essere risorsa certa negli anni quella quei fondi per la manutenzione straordinaria o per le opere strutturali, che in gran copiosamente sono arrivati negli anni precedenti, ma che, come vi ho appena mostrato, evidentemente hanno necessità di essere implementati, ovviamente non tutti subito, ma dare una programmazione, una progettazione puntuale che ci consenti di avere quelle risorse a noi o al Genio Civile della Regione Toscana che consentono la realizzazione di queste opere. Io avrei finito, scusate la brevità, ma avete la nostra presentazione, ho pensato opportuno stare al di sotto dei tempi stabiliti in modo che se qualcuno avesse la necessità di fare domande lo può fare tranquillamente. Grazie. Grazie a lei. Vediamo se ci sono domande da parte dei colleghi. L'onorevole Mazzetti, prego. Grazie, grazie al Presidente e al Direttore del Consorzio Valdarno. Come ben sapete, già io appena che è successo, diciamo, il dramma dell'alluvione vi ho scritto e vi ringrazio perché la risposta è stata subito immediata, proprio per un tema particolare. Come è noto, la Regione Toscana passa tutto quello che è i servizi della manutenzione ordinaria di tutti i corsi di acqua a vostro carico. Pertanto non solo, diciamo, quelli principali, ma anche tutti quelli circostanti. Il consorzio da statuto ha l'onere di mantenere tutti questi corsi irrigui e anche di controllare il territorio. Quello che è successo è stato devastante, come tutti sappiamo, per persone, perché ci sono stati anche dei morti, ma anche e soprattutto per beni mobili e immobili, soprattutto lungo tutti questi corsi. La manutenzione ordinaria del reticolo, lei mi dice che è stata effettuata come richiesto dalla Regione, giustamente voi vi muovete in base alle richieste della Regione, ma vedendo quello che è successo, e io ne ho visitati molti di questi territori, sembra che ci fosse proprio un problema di non manutenzione. Poi non spetta a me giudicare, c'è anche un fascicolo aperto in procura, per cui saranno loro che individuano le cause. Detto questo, io vorrei, proprio per dare anche un aiuto a queste persone colpite che hanno perso tanti dei beni immobili e mobili all'interno, volevo capire da voi in modo specifico se avete stipulato una polizza per danni a terzi causati per responsabilità dell'ente per tutti quegli immobili, ripeto, e mobili che sono frontespizio ai vostri corsi irrigui o a tutti quei territori che voi dovete mantenere. Questo non è risultato, voi giustamente avete detto di avere una RCT che copre i danni, circostanti danni da guasti o rotture causate da manchevolezze nell'attività istituzionale di manutenzione ordinaria del reticolo. Ecco, io credo che qui ci sia. Collega, devo però chiedere anche a lei di fare la domanda per correttezza anche nei confronti. Nei confronti degli altri colleghi che ho sollecitato a fare domanda, perché non abbiamo il tempo in questa seduta della commissione di fare interventi oltremodo ampi. Chiedo quindi di fare la domanda, grazie. Il tempo lo sfruttavo in questo secondo. Volevo capire da voi se c'è questa assicurazione e se possono accedere quelle persone colpite. Grazie, onorevole Barabotti. Grazie Presidente.
Merito agli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana, abbiamo letto il segretario dell'autorità di bacino riferire che insomma, le risorse per gli interventi ci sono, che i disastri sono avvenuti laddove le mappe prevedevano una pericolosità più elevata. Volevo capire, secondo lei, se c'è un problema di risorse, se c'è un problema di burocrazia, quali sono le cose che in qualche modo hanno impedito al commissario per le bonifiche di realizzare le opere che servivano. Grazie. Altri interventi? Possiamo passare alle risposte, allora. Chiedo ovviamente concisione. Prego. Diciamo, la prima risposta è che abbiamo un'assicurazione che provvede al risarcimento dei danni quando causati dalla mancata manutenzione o da quello che sono attengono responsabilità del consorzio. Noi, come ho detto, abbiamo espletato tutto il lavoro manutentivo che era previsto. Ovviamente, qualora il Tribunale dovesse riconoscere le nostre responsabilità, esiste una polizza apposita che serve a coprire questo tipo di danni. L'altra risposta è: noi abbiamo un piano generale di rischio alluvioni emanato dall'autorità di bacino, all'autorità di distretto, chiedo scusa, molti anni fa, che prevede queste zone in P4, quindi nel massimo rischio idraulico, come state vedendo adesso nella mappatura. Naturalmente io non so a quali tipo di fondi si riferisse la segretaria dell'autorità di distretto. Ovviamente noi siamo esecutori delle altre volontà. In questo caso abbiamo una certa autonomia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Sullo straordinario lavoriamo in base agli input che ci arrivano. Per quanto riguarda la burocrazia, sottoscrivo, evidentemente esiste tutto un meccanismo attuativo, autorizzativo, che probabilmente andrebbe snellito, e le tante competenze che ancora permangono su tutta la fase attuativa ovviamente andrebbero parecchio snellite, o comunque andrebbero parecchio velocizzate, perché ovviamente a volte siamo in una condizione di avere i fondi, le progettazioni e le gare fatte, e poi tutte le procedure autorizzative durano anni, rimandando quelle manutenzioni che sono assolutamente indispensabili. Grazie anche per la concisione di deputati, do per acquisito il suo parere. Do la parola a Paolo Arrigoni, presidente, ricordando che il tempo a disposizione per questo intervento è di circa 6 o 7 minuti, e la prego di voler sintetizzare un documento esposto che poi evidentemente può consegnare se non l'ha già fatto appunto alla Commissione. No, lo lasceremo al termine dell'audizione. Buongiorno, onorevole presidente, onorevoli deputati. Desideriamo ringraziare voi, tutti i membri delle commissioni riunite, ambiente e attività produttive, per aver invitato il gestore dei servizi energetici in questo ciclo di audizioni in ordine alla conversione del decreto legge 181/2023. Il gestore dei servizi energetici, come sapete, è una società a capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che agisce su indirizzi strategici operativi del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Soprattutto l'attività del GSE, che è il promotore dello sviluppo sostenibile nel Paese, riguarda la gestione dei meccanismi di incentivazione per gli interventi di efficientamento energetico, impianti a fonte rinnovabile
e interventi per la mobilità sostenibile. Lo scorso anno, 2022, abbiamo erogato 11,1 miliardi. Diamo supporto alle imprese, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali per lo sviluppo delle proprie politiche energetiche, supportiamo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sotto varie attività, in particolare l'ultima delle quali è la revisione del Piano Nazionale Integrato Energia Clima, e siamo chiamati da parte di questo Ministero e anche quello dell'Agricoltura a gestire 6 linee di investimento per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che cubano complessivamente 8,5 miliardi. Le 6 misure sono lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, tema di cui all'articolo 10 del decreto in fase di conversione, lo sviluppo dei parchi agrisolari, dell'agrivoltaico, sviluppo del biometano, sviluppo delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Noi siamo anche soggetto gestore. Siamo stati anche chiamati con il decreto 17 del 1 marzo 2022, il cosiddetto Energia Sostegni Quater, per gestire le cosiddette misure gas release, articolo 16 di quel decreto, e la misura electricity release, articolo 16 bis. GSE, andando nel merito del decreto, accoglie con grande favore le modifiche legislative introdotte dal decreto 181. Buona parte di queste misure va a impattare direttamente e indirettamente sulle attività affidate a cura del GSE. Velocemente sull'articolo 1, misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori e a rischio di delocalizzazione. La misura ha il pregio di coniugare gli obiettivi di decarbonizzazione nei settori hard-to-abate con le finalità di contenimento dei costi energetici delle imprese energivore. Quelle coinvolte nella misura sono 3.800. La condizione di accesso alla misura è la realizzazione di nuova potenza elettrica rinnovabile attraverso o nuovi impianti rinnovabili o attraverso il repowering di impianti esistenti e la stipula di accordi di approvvigionamento di lungo termine con produttori terzi. E il meccanismo dà la facoltà alle imprese di ottenere una anticipazione per 3 anni dell'energia che è nella disponibilità del GSE, che è di circa 20-25 terawattora, e dopo la realizzazione dell'impianto fonte rinnovabile o repowering di quelli esistenti, il beneficiario deve restituire nell'arco di 20 anni l'energia che è stata anticipata. Su una stima di PUN del prossimo anno di 128 euro a megawattora e un prezzo di riferimento dei contratti per differenza di 80 euro a megawattora, fa sì che si ipotizza un beneficio per i percettori di questa misura di circa 1,2 miliardi all'anno. A ciò occorre aggiungere anche il valore delle garanzie di origine nella titolarità del GSE. In stretto coordinamento con il MASE, GSE ha già avviato l'iniziativa per la tempestiva implementazione della misura. Prima di finire le riflessioni su questo articolo, voglio evidenziare il fatto che questo articolo si sovrappone con la richiamata Energy Release del decreto 17 del 2022. Pertanto, ancorché l'attuale misura presenta un punto di discontinuità rispetto alla previgente disciplina, si rende utile, questo lo segnaliamo alla Commissione, di prevedere opportune forme di coordinamento normativo tra le due discipline al fine di liberare l'energia elettrica da destinare appunto al nuovo regime. Articolo 2 è una revisione, una riforma della gas release con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale attraverso misure per l'incremento della produzione nazionale e di supportare la ripresa economica, sostenendo in particolare i gasivori, che sono circa 1 migliaio. Sottolineo che lo scorso anno, a seguito della previsione del decreto 17, noi abbiamo pubblicato, a seguito di direttive del MASE, le manifestazioni di interesse a cui hanno partecipato 6 soggetti per coltivazioni di pozzi sulla terraferma. Rispetto alla disciplina previgente, le novità introdotte sono la velocizzazione dei procedimenti autorizzativi, la possibilità di rilasciare nuove concessioni con deroghe
ai divieti e la messa a disposizione del GSE da parte dei produttori di un quantitativo di diritti sul gas a un prezzo pari al costo asseverato, che include l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato per 5 anni. Altra cosa, la norma, la disposizione prevede l'allocazione in via prioritaria, come ho detto prima, a circa 1000 soggetti energivori dei diritti sul gas estratto dalle concessioni upstream tramite procedure ad asta e la stipula con ciascun cliente di un contratto per differenza rispetto al punto di scambio virtuale PSV al prezzo definito in asta. Si stima che la produzione aggiuntiva 2024 di gas sia di 1 miliardo di metri cubi fino ad arrivare a 6-7 miliardi al 2030, che si aggiungono all'attuale produzione nazionale di gas, che è di 3 miliardi. Ricordo che la precedente norma, la gas release, è venuta meno perché fortunatamente, rispetto a quando era stata varata, di cui ricordo il gas era intorno ai 130 euro a megawattora, fortunatamente il prezzo del gas è sceso notevolmente, la media dell'attuale mese è intorno ai 36-37 megawattora. Sulla disposizione, il GSE in stretto coordinamento con il MASE è già attivo nella predisposizione di un cronoprogramma implementativo sfruttando già il lavoro fatto lo scorso anno. Articolo 4, che ci vede ancora direttamente coinvolti, dispone della costituzione di un fondo per incentivare le regioni ad ospitare impianti a fonte rinnovabile. Come sapete, il fondo è alimentato per una parte dal 2024-2032 per i proventi delle aste delle quote di CO2 e per un'altra parte per gli impianti, i nuovi impianti che verranno realizzati con una potenza superiore ai 20 kW e che dovranno versare 10 euro a kilowattora per il triennio. Questa è una misura molto importante che certamente cercherà di attenuare, assorbire la sindrome di NIMBY, la sindrome di NIMTO, che purtroppo caratterizza il rallentamento dell'implementazione degli impianti a fonte rinnovabili. Ecco, per quanto riguarda la gestione della misura, sottolineo due aspetti: che il GSE sta valutando la possibilità di creare opportune sinergie con lo sportello unico digitale per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica, il cosiddetto SUER, che attualmente stiamo sviluppando e che una volta istituito sarà funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica. Altra cosa, il GSE potrebbe valorizzare le sinergie operative anche rivenienti dallo sviluppo della gestione della piattaforma a supporto del processo di individuazione delle aree idonee, la cosiddetta PAI, la piattaforma per le aree idonee, che dovrebbe vedere la luce a cascata del decreto appunto aree idonee. Non cito nulla, lo lascio agli atti, le considerazioni sull'articolo 5 per quanto riguarda gli impianti da bioliquidi sostenibili, sull'articolo 7 per quanto riguarda le disposizioni in materia di stoccaggio. Mi perdoni, ma siamo già a 10 minuti, grazie. E allora, Presidente, direi una considerazione solo all'articolo 9, misure in materia di infrastrutture di rete elettrica, che prevede la realizzazione da parte di Terna di un portale digitale. Siccome il GSE sta realizzando la SUER, lo sportello unico digitale per la presentazione di istanze di autorizzazione unica, si rimette alla valutazione del legislatore, ovvero delle commissioni, la possibilità che il nuovo strumento informatico realizzato, che dovrà essere realizzato da Terna, possa interoperare con la SUER che stiamo realizzando. Ho terminato, sono a disposizione per delle domande. Grazie mille. Chiedo ai colleghi se vogliono intervenire. Prego, onorevole Simiani. Una domanda. Articolo 4, Presidente. Siamo un po' preoccupati perché pensiamo che questo sia un limite allo sviluppo delle energie rinnovabili, nel senso che c'è una questione che riguarda sicuramente la piccola impresa, l'autoproduzione. Credo che nelle aziende, soprattutto quelle agricole, quelle multifunzionali, che ha bisogno di avere una propria, diciamo, un proprio investimento,
sia un forte limite. Secondo aspetto, credo cosa diversa invece per quanto riguarda la questione che riguarda i diritti dei, diciamo, dei terreni, che questo ha un'altra valenza proprio nell'ambito anche di possibili, tra virgolette, speculazioni, nell'ambito poi di questo. Ecco, lei pensa che si può in questo caso dividere gli due aspetti, cioè non tassare chi autoproduce per sé, per la propria azienda, e invece chi in questo caso fa produzione di energia in maniera legale? Grazie. Onorevole Peruffo. Sì, grazie Presidente. No, giustamente il Presidente ha rimandato alla nota per motivi di tempo, per cui guarderemo con attenzione la nota. Era solo una domanda rispetto agli appunti che mi sono preso. All'articolo 1 ha detto che c'è la necessità di un coordinamento con la norma precedente dell'Energy Release del 2022, giusto? Era per capire se ho segnato bene. Fermo. Grazie. Onorevole Milani. Sì, io invece sull'articolo 1, che vi vede ovviamente molto protagonisti, Presidente, come GSE, vengono previsti dei tempi, 36 mesi e 40 mesi se non ricordo male, sì, nel supporto, diciamo, a fornire energia da fonti pulite, rinnovabili, a quelle aziende, diciamo, che sono più energivore o addirittura elettrifore, mi sembra vengono descritte. Ecco, volevo capire se questa tempistica, anche in base, perché sappiamo che c'è un forte progresso delle energie rinnovabili in Italia, però abbiamo visto anche delle difficoltà che vi hanno visto, ahimè, anche i protagonisti, diciamo, nel allaccio di questi impianti, no? Se questa tempistica prevedete possa essere sufficiente affinché queste aziende possano conseguire il loro obiettivo poi di autoproduzione, o se invece si prevede, ma questo capisco che è anche un po' una previsione difficile da darmi la risposta, però insomma una necessità forse di allungamento di questi tempi. Se non è particolarmente stringente, questa è la domanda. Onorevole Cappelletti. Grazie. Mi ha colpito il Presidente quando poc'anzi ha dichiarato che la tassa di 10 euro al kilowatt potrebbe essere un incentivo per avere nuovi impianti, essendo che questo gettito poi verrebbe utilizzato per rendere chiaramente più attrattivo in qualche maniera per le compensazioni per la realizzazione di questi impianti. Perché? E mi ha colpito perché nelle numerose audizioni che stiamo tenendo su questo argomento, se forse c'è un argomento che è comune a tutti gli auditi, è proprio la critica rispetto a questo intervento, perché lei sa meglio di me che nel momento in cui vado a imporre una tassa che è anche significativa, perché parliamo di 10.000 euro al megawatt, ottengo l'effetto di un aumento del costo dell'energia prodotta, perché da qualche parte questo onere dovrà essere raccolto. E aumentando il costo dell'energia prodotta faccio perdere interesse per l'investimento e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, non vado ad ottenere un effetto contrario rispetto a questo. Quindi io peraltro avevo segnalato in questa commissione anche l'incoerenza di un decreto che vorrebbe promuovere l'energia sostenibile nel nostro paese e intende promuovere l'energia sostenibile andando ad aumentare le tasse sugli impianti. Non sarebbe stato più opportuno invece per rendere più attrattivi, e non sarebbe stato più opportuno semplificare, fare un decreto ovviamente sulle aree idonee che stiamo aspettando ormai da anni, e incentivare il numero degli impianti, facendo ben comprendere ai cittadini che il costo dell'energia che proviene da quegli impianti costa di meno. Prego per le risposte. Sì, allora rispondo contestualmente all'onorevole Simiani e all'onorevole Cappelletti. Innanzitutto per precisare che il termine incentivazione l'ho citato perché è il titolo dell'articolo numero 4, disposizioni per incentivare le regioni a ospitare gli impianti a fonti rinnovabili. Peraltro preciso che i 10 euro a kilowatt sono chiesti solo per 3 anni e rappresentano comunque l'1% del costo dell'impianto. Io non so, onorevole Simiani, se questo può rappresentare un limite allo sviluppo
degli impianti fonte rinnovabili, di cui sappiamo gli obiettivi nella revisione del TNEC, delle PNEC sono sfidanti. È chiaro che bisogna contemperare molte esigenze. Io penso di interpretare il pensiero del legislatore che ha voluto introdurre questo articolo 4 per dare un incentivo alle regioni in modo tale che possano, diciamo, favorire l'implementazione di questi impianti. Per quanto riguarda la penalizzazione o meno in ordine ad applicazioni che riguardino l'autoconsumo, è una considerazione ragionevole, e quindi il legislatore potrà, in sede di conversione del decreto, fare delle proposte. Per quanto riguarda l'onorevole Milani, 36 mesi sono il tempo per il quale un operatore può chiedere l'anticipazione dell'energia, 40 sono i mesi entro i quali l'impianto deve essere realizzato. Questa è stata considerata dal Ministero una tempistica congrua. È chiaro che un conto è realizzare un impianto fotovoltaico, un conto è realizzare un impianto eolico, quindi le tempistiche sono differenti. Poi preciso solo il fatto che il GSE, di cui è potuto accennare alcuni compiti, non è responsabile delle autorizzazioni in ordine all'allaccio. Ecco, questo ci tengo a precisarlo, perché molte volte succede che di fronte a ritardi imputabili all'autorizzazione si individua il GSE come soggetto responsabile. Spero di aver, Presidente. Grazie mille. Grazie a voi. Senso degli auditi che do per acquisito. Do quindi la parola ad Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di circa 6-7 minuti, pregando di voler sintetizzare e non dare lettura di un documento eventualmente portato o trasmesso in corso di trasmissione alla nostra commissione. Prego. Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati. Occasione importante perché comunque la transizione energetica nel mondo del mare è l'argomento numero uno, se possibile l'argomento uno, cioè il più importante per l'impianto trasportistico e logistico nazionale, per intenderci quello che serve le isole maggiori, quello che serve l'industria della penisola, quello che serve la socialità. Noi abbiamo alcuni temi, ovviamente una memoria che affidiamo alla Commissione, cerco nel limite temporale concesso di essere estremamente sintetico e comincio con la definizione di imprese energivore. Noi sappiamo che la direttiva 96/2003 dà una definizione generica dell'impresa energivora, c'è un contesto normativo sia di derivazione europea sia di derivazione italiana che via via lo ha definito nel tempo.
Noi non siamo effettivamente, parlo delle imprese di trasporto marittimo, ma la stessa cosa può dirsi anche delle imprese terminalistiche, cioè quelle che nel regime di concessione portuale esercitano le attività di transshipment e di trasbordo e scarico e carico delle merci, cioè quelle che costituiscono l'anello della catena logistica mare-terra. Auspichiamo che ci possa essere un'integrazione dei decreti del MEF e del MISE che definiscono le imprese a forte consumo di energia come quelle disposte dall'articolo 39 del decreto legge 83 del 2012. Anche su questo cercheremo di farci promotori di un emendamento che possa legittimamente dare spazio a quel segmento che è estremamente dipendente dall'energia, ne è grande consumatore e ovviamente necessita di attenzione da parte del legislatore, proprio perché l'aumento del costo dell'energia si ribalta, si riflette sul costo della socialità sia nella mobilità soprattutto verso le isole, ma anche per quanto riguarda il costo delle materie prime e seconde che vengono trasportate via mare. Un altro tema che ci è molto caro, e anche su questo cercheremo di affidarvi una proposta emendativa, è quello relativo alle comunità energetiche rinnovabili portuali, che è uno strumento già introdotto nella nostra disciplina che purtroppo stenta il proprio decollo per una complessità amministrativa che va in qualche modo risolta. Abbiamo, come vi ho detto, una ipotesi di fluidificazione e di semplificazione dell'azione amministrativa e abbiamo anche inserito nella nostra proposta un inciso che per noi è molto importante, e cioè la possibilità che le imprese terminalistiche portuali, le stesse autorità di sistema portuale, che sono imprese agli effetti del diritto europeo e che quindi possono evidentemente agire su quel mercato in maniera autonoma e effettuando anche delle attività d'impresa, possano consorziarsi in qualche modo, affiliarsi alle imprese che già realizzano investimenti, stoccano, producono, distribuiscono prodotti destinati all'energia e quindi carburanti alternativi o attività per la produzione delle stesse. Immagino il fotovoltaico, immagino l'eolico, immagino gli impianti che dal moto ondoso realizzano la produzione di energia elettrica. La possibilità di poter mettere virtualmente praticamente a bordo negli investimenti anche quei soggetti che professionalmente investono nella produzione di elettricità o comunque di energia da fonti rinnovabili è l'elemento che potrà scatenare gli investimenti, perché noi quello che abbiamo visto nella pratica è, al di là della complessità burocratica nella realizzazione di queste comunità energetiche portuali, c'è anche la difficoltà per le imprese terminalistiche, per le autorità di sistema portuale, cioè per gli operatori che vivono il porto, di inventarsi un nuovo lavoro, una nuova professione ed investire in un segmento che in effetti non è il loro. Questa, lo ripeto, è una forma non solo di semplificazione ma anche di incentivazione di questo strumento, che invece dovrà essere uno degli attori principali in quello che è la transizione energetica, che passa dai porti, perché dai porti dovrà essere somministrata l'energia elettrica, quindi il famoso cold ironing che avrete senz'altro sentito nominare, che è la distribuzione dell'energia elettrica alle navi, e ovviamente l'energia elettrica dovrebbe diventare un elemento importante anche nell'energia per il corto raggio, quindi per le navi elettriche, parliamo delle piccole tratte con le isole minori, e ovviamente l'energia deve essere di provenienza rinnovabile. Ultimo, l'ultimo minuto a me concesso,
voglio farvi un accenno a una importantissima, probabilmente fondamentale regolazione europea, che è il regolamento 1804 del 2023, l'Alternative Fuel Implementation Regulation, che è sostanzialmente la norma che impone al governo italiano di presentare entro il 31/12 del 2024, quindi a 12 mesi data, il piano di infrastrutturazione della distribuzione dei carburanti alternativi nei porti della Repubblica. Questo sarà un passaggio di straordinaria importanza, perché non potrà esserci nessuna transizione energetica nella marittimità, quindi nella navigazione sia di corto che di lungo raggio, senza che ci sia un'adeguata struttura di distribuzione dei carburanti. Circostanza questa non facile da realizzare, ma la definizione degli obiettivi, la programmazione degli impianti e degli investimenti è un'attività che dovrà essere svolta nel 2024. Lo dico non tanto perché sarà oggetto di una nostra proposta emendativa, lo dico perché questa è una buona occasione per ricordare che la normativa europea in materia di transizione energetica è il nadir di qualsiasi navigazione, è il corpus legislativo vincolante a cui il governo italiano e l'amministrazione deve prestare la massima attenzione per mantenere competitivo il settore e per cogliere quelle opportunità che saranno messe a disposizione anche finanziariamente dai fondi dell'ETS, cioè quindi dal regime dei certificati di emissione, che viene esteso fra 12 giorni nel nostro paese, quindi a partire dal 24, e che produrrà un gettito molto importante, molto rilevante di denaro, che dovrà essere speso nel nostro settore proprio per gli investimenti che consentono la decarbonizzazione del nostro segmento industriale. Direi che grazie, sì, anche perché il tempo l'abbiamo sfruttato e anche sforato. Onorevole Pelufo. Grazie Presidente. No, tra l'altro di cold ironing questo ramo del Parlamento se ne è appena occupato, perché era uno degli interventi contenuti nella legge annuale sulla concorrenza. No, parlando delle comunità energetiche rinnovabili portuali, ha fatto riferimento ad una vostra proposta legata a meccanismi di semplificazione. È una proposta, diciamo, emendativa anche che riguarda questo decreto? O una proposta di carattere generale, ha detto? Sì, no? Sì, sì. Ok. Nei fatti, chiedo se ci sono altre domande, scusate. Io anche volevo che approfondisse la posizione su tutti gli oneri fiscali legati alla normativa ETS. Sì, dunque sì, sarà una proposta emendativa che noi per la verità abbiamo cercato di affidare al decreto concorrenza. E non è stata, diciamo, ritenuta ammissibile per questione di competenza. In realtà, insomma, io ritenevo che ci fosse invece, perché la competitività del porto passa anche per la rete di distribuzione del cold ironing e anche per, diciamo, la creazione di quegli strumenti, quegli investimenti che servono per produrre l'energia pulita. I nostri porti, soprattutto nel sud Italia, hanno le aree, hanno il vento, hanno l'insolazione necessaria per un'adeguata infrastrutturazione all'interno delle comunità portuali. La complessità burocratica è imponente e soprattutto la mancanza di investitori istituzionali che non sono stati previsti nella norma originaria. Quindi il fatto di poter costituire dei consorzi, delle ATI, insomma delle forme aggregative con soggetti che professionalmente investono in questo settore, riteniamo darà la stura ad investimenti importanti. Per ciò che riguarda il fondo dell'ETS, dunque noi abbiamo un decreto legislativo che è il 47/2020, che è quello che ad oggi stabilisce le regole di ingaggio per la spesa sul territorio dei fondi che vengono generati dal 2005 dall'ETS, quindi dai grandi emettitori di CO2, che sono l'industria pesante, quindi siderurgica, cementizia, e l'aviation dal 2015. Il governo sta ricevendo con la legge di delegazione europea la delega per mettere a terra la direttiva ETS, avrebbe dovuto farlo entro il 31/12,
lo farà successivamente. Quello è un passaggio importantissimo, perché lì, in funzione dell'articolo 10 della direttiva del maggio del 2023, dovranno essere diciamo in qualche modo indicati le direttrici per la spesa, quindi per gli investimenti che verranno finanziati da quei fondi, che, lo ripeto, vengono generati da noi, perché quando ciascuno di noi paga un biglietto aereo per un volo europeo, paga l'ETS, che è evidentemente poi il carrier, quindi l'impresa di navigazione aerea, versa all'Europa acquistando i certificati di emissione nelle aste pubbliche. Dobbiamo concludere. Spero di aver risposto. Grazie. Grazie. Dei deputati, se non ci sono controindicazioni, come immagino da parte degli auditi, do quindi la parola a Luigi La Rocca, sovrintendente speciale per il PNRR, ricordando che ha a disposizione 6-7 minuti circa, pregandola di voler sintetizzare eventuali documenti presentati per la Commissione. Prego, a lei. Deve accendere il microfono perché non la stiamo sentendo. Niente, non la sentiamo. Deve accendere il microfono, altrimenti non riusciamo a procedere con l'audizione e mi trovo costretta a passare a quella successiva. Non riusciamo a sentirla. Lei non ci sente? Lei non sente me, mi faccia un cenno, proviamo. Mi faccia sì con la testa se mi sente. Aspettato, però solo non mi capisco. Proviamo a collegarci? No. Allora, io le chiedo questa cortesia, se lei riesce a sentirmi, di soprassedere a questo punto con questa audizione. Procediamo con quella successiva ed eventualmente la chiamiamo nel prosieguo del pomeriggio e la recuperiamo, nel senso che non verrà evidentemente annullata, ma la recuperiamo nel corso dei lavori del pomeriggio. Abbiamo quella successiva? Ecco, allora abbiamo l'audizione di Ugo Bardi, professore emerito di chimica presso l'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno professore, do per acquisito il suo consenso alla trasmissione tramite la Web TV della Camera dei Deputati. Le do la parola nell'ambito di questa audizione sul decreto legge 181 del 2023. Le ricordo che a disposizione tra i 6 e 7 minuti, la prego di non sforare. Abbiamo una serie di audizioni abbastanza corpose oggi, stiamo sforando noi con le tempistiche che ci siamo dati, per cui le do la parola, sarà sicuramente chiaro, sintetico e sarà sicuramente un intervento interessante. Prego, a lei. Anche a lei chiedo di accendere il microfono, per cortesia. Professore, non la sentiamo, non ha il microfono acceso. Grazie mille, sarò molto veloce. L'audio è un po' disturbato, vorrei chiedervi per prima cosa se mi sentite bene. Sentiamo, la prego di andare avanti, grazie.
Allora, scusate, io spero che mi sentiate. Non mi sentite? Ma io ce l'ho il sistema. Professore, noi la sentiamo, io la pregherei però a questo punto di fare il suo Signore. intervento perché altrimenti diventa complicato. Mi Se lei state non ci sentendo? sente Scusate, diventa perché io... complicato. Sono obbligata a interrompere l'audizione. Oh, Signore. Interrompiamo l'audizione, grazie. Sì, scusate, un secondo.